What a tutti ciurma e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, a voi non costa nulla, è solo questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Rieccoci qua. Signori, rieccoci qua. Dopo che anche la volta scorsa abbiamo visto praticamente una mazza di niente. Il gioco, ok, sarà stato fatto volutamente così, ma allora è stato fatto volutamente di merda. Lasciatemelo dire, signori. Io davvero non so cosa ci aspetterà ancora d'ora in avanti. Jacob è finito incastrato in una trappola. Dico, quella che chiamo trappola per orsi. Guarda un po' il caso. Questi cazzo di orsi ci hanno gonfiato i maroni così tanto. Gli altri sfigati, cioè regà, è successo il delirio dentro al capanno della radio, lasciamo perdere. Abbiamo visto Emma morta, quindi eccoci qua. Casette del campo. Ah, ok, perfetto, ci fanno riprendere direttamente da qui. È una di quei cacciatori? No, non credo. Stai bene a chi? A Coso, a Ryan, ma se a questo non gliene frega un cazzo manco di respirare, dovremmo fare qualcosa? A questo punto non so manco se qualcosa. Emma, ragazzi, aveva i capelli corti. È morta. Intendo con il corpo. Che vuoi fare? Te ne vuoi occupare tu? Ma che davvero? Kaylee Hackett. Chi è? La figlia di Mr. H. Non era andata con il fratello? Non era Emma, infatti. Kaylee. Sì, lo credevo anch'io. Oh, perché merda. È qui morta? Povera Kaylee. Nick. Che buon odore. Pardon? Ovvio. Tutto bene lì? Falla un po' respirare, eh? Fanculo, Caitlin. Ehi. Ma vi pare che questo stia Nick, bene, ma ragazzi? Sta... Ma che davvero? Voglio assaggiarti. Ehi! Ma, cioè, le zozzerie per qui. Dopo, scusa. No, Nick, ma che cavolo? Ma fate qualcosa! Levati! Attenzione! Ho detto levati! Oh, nessuno ha detto Nick. Un cazzo. Che è? State fermi. What the fuck? Ah, quello si vede già dall'aspetto che c'ha qualcosa che non va. Sta pieno di vene, che si vedono gli occhi cerchiati di nero. Nessuno ha notato niente e vabbè. Poi se ne esce questo con proprio il verso della mia Dio, ti voglio assaggiare, Alec, eh? Nessuno dice niente. Adesso dovrei pure aiutarlo. Consolare Abby, sinceramente, manco ci avrei tanta voglia. Ma vabbè, farò proprio questo. Ehi, tranquilla, tranquilla. Ti tengo. Che cosa ho fatto? Mamma mia, l'hai buttato in acqua, eh? Non è che gli hai sparato. Dio santissimo. Io non lo so. Che dramma. È gelido. Ok, nella dependance. Asciughiamolo. Ah, sta pure iniziando a fare. Tutto puzza altamente di letame, ma nessuno, ragazzi, sembra importarsene. Shh. Riposati. Riposati. Cazzo. Scusami. Smettila di muoverti. Hai toccato tu! Pulita. Almeno non sanguina. Ma ti serve un dottore. Ok, mi rimane solo questo dall'infermeria. Oh, fico. Che cosa sarebbe? Speriamo di trovare aiuto prima che l'effetto passi. Ma sì, prendiamole come se fossero tic-tac. Dobbiamo registrare tutto ciò che accade per la polizia. In che senso? Già. Registrare. La ragazza morta in piscina va spiegata, eh. Vacci piano. Intendo foto, qualunque cosa.
Ho la brutta sensazione che i poliziotti non crederanno a niente di ciò che diremo senza prove. Da adesso... Me lo dite se adesso. Se avete i telefoni e vedete qualcosa, fate una foto o un video. Ok. Tutto bene, Abby? Ehi, perché non ti fai un giro e vedi se trovi qualcosa per aiutare Nick? Tipo cosa? Tipo cosa? Vabbè. Facciamoci un giro per vedere di trovare qualcosa per aiutare Nick. Cose a caso, va benissimo, ragazzi. Andiamo un attimo prima di qua. Questi sono cessi. Ci sarà qualcosa di utile in questi cessi? Magari una delle carte della vecchia. Per cui facciamo attenzione, entriamo in ogni cesso, per quanto sia assolutamente disgustosa la cosa, ma fa niente. Qua c'è altro, oltre stronzi che galleggiano, sembrerebbe di no. Va bene, qua non c'era nulla. Pa, 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 ra, pa, cosa ci sarà mai qui? Chissà dov'è Caleb. Allora, foto dei campeggiatori. Un pezzo di storia recente del campo. Un giovane Ryan, un giovane. Come se adesso fosse un vecchio. Vabbè, si diverte al campo con i figli di Chris, Hackett, Caleb e Kaylee. Quindi quella in piscina non era Emma, appunto. Infatti aveva i capelli corti, poi si è visto dopo. Era la figlia di Mr. H. Eppure su questo, ragazzi, non è che hanno fatto tanto una piega, eh. Cioè, hanno trovato questa morta. Non è che si saranno messi a chiedere, oddio, che cazzo è successo, oddio, perché questa è morta. Boh, cose a caso, va bene. Un armadietto c'è. Oh, questo posto era così diverso. Ma che bello. Ecco, ecco, ecco. Se la devo dire tutta, ragazzi, forse, forse questo disegno inquietante è la cosa più inquietante che si sia vista in questo gioco fino ad ora. Tra i vari effetti personali dimenticati c'è lo scarabocchio di una donna nel bosco. Come si fa a dire che è nel bosco? Perché il disegno, vabbè. Quei racconti di fantasmi hanno fatto una certa impressione. So solo 12 ore fa. Tutto qua? Questo dovevamo vedere? Va bene. Dove minchia sono entrata qua? In un corridoio? Ah, nella doccia. Nella doccia. Ok. Non capisco questa ripresa così prepotente dall'alto, ma fa niente. Qua c'è altro. Ah, no, è l'armadietto. Per cui una doccia. Ah, la luna. Prendila però. Ok. Bene. La luna, molto toccante. Stanotte fra tutte le notti, imbrigliare le tue paure e ansie. Queste descrizioni sono fatte veramente coi piedi, ragazzi. E farne intuizione. Che dovrebbe voler dire? Se ne sei capace e ti muovi d'anticipo, l'astuzia potrebbe salvarti la vita. Ma non c'entrano un cazzo queste descrizioni con le carte. Non c'entrano assolutamente niente. D'accordo, prenderò per buona anche questa, come sempre totalmente a caso, eh. Perché guardi, è qua che c'è l'interessante in questo muro. Mattoni? Ok, pure qua dentro non c'è sta una sega. A parte che ancora devo capire cosa dovrei cercare per aiutare Nick, ma pure quelli sono dettagli. Pure qua non c'era una mazza di niente. Non posso manco parlare con loro. Il posto non è poi così grande, eh. Cosa mi è sfuggito? A few moments later. Non c'è più niente, non c'è nulla, ragazzi, assolutamente nulla. A che mi è servito questo giro? Grazie. Ah, la risposta era qui, cioè avvicinare la stufa. Va bene, va benissimo. E cosa? Ok, Nick ha qualcosa che non va. Ah, finalmente qualcuno se n'è accorto. Cazzo, sta molto male. Avete visto come ha dato di matto in acqua? Sì, sembrava come un pesce fuori dall'acqua. No? Sì. E poi qualcosa non andava quando gli ho pulito le ferite alla baita. Cioè? Beh, aveva i vestiti coperti di sangue, ma non ho trovato morsi o graffi o altro. Non la smetteva di agitarsi come per nascondere le ferite. Ah. Ma aveva le ferite o non aveva le ferite? Non ho capito. Non lavava la bocca. Abby non la pensa così. Ah. L'acquafobia non è un sintomo della rabbia. Sì. Di regola sì. L'idrofobia, sì. Esatto. Ma riguarda più la paura di bere, non di bagnarsi, o che sembrava il mio gatto nella vasca da bagno.
Già. Abby. Le tue ultime parole? Posso chiederti una cosa? Oddio. Ma certo. Dica. Io ti piaccio. Cioè, in questi momenti drammatici la domanda dell'anno è: io ti piaccio? Cioè, io sinceramente vorrei aggredirlo. Però cerchiamo di mantenere la calma. Ho passato un'estate meravigliosa con te, Nick. Ti prego, dimmelo. Mamma mia, questione di vita o morte. Ho passato davvero una bella estate insieme a te. Proprio cosa? È proprio una risposta comoda. Cioè, manco mantenere la calma, va bene. Dimmi. Devo chiederti una cosa. Ancora? Già me l'hai chiesta. Ok. Vai. Perché non ti piaccio, Abby? Cioè, in un momento del genere uno gli dovrebbe dire: sei strano. Ma quale folle lo farebbe? Ma certo che mi piace, anche se questo esatto istante, se ti guardo, mi viene il vomito. Nick, certo che mi piaci. No, non è vero, non ti piaccio per niente. Che vuoi dire? Nick, non ti crede. Ti sto dicendo la verità. Cavolo, me ne scelgo proprio bene. Come? Tu non sei molto forma, eh? Povera stupida Abby. Scusa? Scusa? Mi dà facile. Fin troppo facile. Non sei in te. Questo non sei tu. Ah, che cazzo fai? Oh, Abby. What the fuck? Abby, è tutto ok? Porca troia. I capelli. Belli bug. Chiaro, raga, se sta trasformando. Ok, in questo esatto momento sono in difficoltà sul fare la scelta. Perché se gli sparo, probabilmente lo ammazzo, ma non è detto, perché non sappiamo cosa stiamo affrontando, cioè che tipo di creatura, se è immune ai colpi, che cavolo ne so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Quindi magari gli sparo, non gli faccio niente, oppure gli sparo, lo uccido. Ma se non gli sparo, molto probabilmente Abby morirà, perché già si è vista la reazione, l'ha scaraventata via come un sacco di mutande sporche. Quindi non so sinceramente cosa fare, ragazzi. Sinceramente. C'è la stufa comunque davanti a lui. Proviamo a sparare alla stufa, vediamo cosa succede. Ah, non mi fa mirare alla stufa. Niente, io non gli sparo, ragazzi. No. Probabilmente segnerà la fine. Oh mio Dio. No. Oh mio Dio.
Ok, sinceramente parlando, questa scena mi ha scioccata, ragazzi. Primo, perché sono successe due cose tremende nel giro di 10 secondi. Ci hanno mostrato per la prima volta, da 5 ore a questa parte inizio di gioco, le creature che ci danno la caccia, e sono veramente orribili, se proprio la devo dire tutta, veramente mostruose. Cioè, praticamente la creatura si è generata dentro il corpo che poi ha fatto esplodere, perché questo è successo, insomma, l'involucro esterno di Nick lo ha fatto esplodere. E come avevo immaginato, Abby purtroppo ci ha rimesso la vita. Devo dire di esserci rimasta abbastanza di cacca, ragazzi, perché non mi aspettavo una morte così impetuosa e violenta. Cioè, è stata proprio una brutta scena. Per rimanere coerente a quello che ho detto la volta scorsa, io non userò una vita per salvare Abby, anche se mi piacerebbe sinceramente vedere cosa succede se si spara a Nick. Quindi avevo immaginato bene, sparandogli forse le avremmo salvato la vita, ma i giochi a scelte a mio avviso sono così. Hai fatto la tua scelta, te ne assumi le conseguenze. Sono veramente senza parole. Le due sorelle sono morte, ragazzi, ho fatto morire sia Emma che Abby. È veramente, cioè, la morte di Abby è stata veramente, mamma mia. Questo qua è uno... Cioè, raga, a me questo mi sta sul cazzo, va bene, lo posso dire. Ryan mi sta altamente sul cazzo, perché sembra... sembra apatico, c'è sempre questa espressione del... Non me ne frega un cazzo. Dobbiamo concentrarci su cosa? Su cosa? Sul fatto che siamo fottuti? Che gran casino. Che casino, un gran cazzo di casino. Dai. Ehi, non... Non... Che possiamo fare? Siamo fottuti, cazzo. Non sappiamo neanche che cos'è. Oh, ehi! Chi è? Chi è? Oh, cazzo. Chi è? Dove cazzo è Chris Hackett? Ah, la tizia che abbiamo visto fuori, che ho detto, questa chi è? Chi è? Chi c'è? Mi serve aiuto, ti prego. Chi sei? Mi chiamo Laura Kearney. Eh? E quindi fammi entrare, qui non è sicuro. Infatti c'è una pazza con un fucile che uccide la gente. Io? Laura Kearney? Non uccido la gente. Porca troia, sei Laura Kearney? Tu sei Laura Kearney? Sì. Quella che doveva lavorare... dovevi stare in infermeria, giusto? Non sei mai arrivata. Tu e quella all'inizio. Com'era... Max. Sì, Max, sì. Il signor Hackett ha detto che avete cambiato idea all'ultimo minuto. Oh, Cristo santo. Credo che dovremmo sentire che cosa ha da dire. Apriamo. È quella che c'era all'inizio. La ragazza bionda di cui non sapevamo più nulla, non avevamo saputo più nulla. Apriamole, ragazzi, apriamole. Proviamo a vedere, okay. Sperando che non succeda niente di tremendo. Lentamente, tu... Tieni le mani in alto. Ok. Mamma mia, che minchia le è successo? È diventata Rambo? Con la benda sull'occhio. Ari, buonasera, signora. No. L'audio. Eccoci un'altra volta. Sì. Solo tu e io. Che meraviglia. No, si è desincronizzato. La puta madre che te pario. Vabbè. Perché non diamo insieme un'occhiata a ciò che... Tanto mi ridice la stessa cosa con letto la prima. Molto toccante. Stanotte, fra tutte le notti, imbrigliare le tue paure e ansie e farne intuizione. Se ne sei capace e ti ma muovi d'anticipo... Ma riletto la cosa, la descrizione con letto potrebbe prima. Potrebbe salvarti la vita. Potrebbero farle di qualcos'altro. Ora dimmi, vorresti poter scavare più a fondo in uno dei possibili futuri? Ci siamo, come al solito sì, vediamo di più. Non è che me la fa pagare il fatto che sto bene tutte ste volte, no?
falso poliziotto e la tizia. Vai allora, su, su. Fuori uno, ricorda. Non è forse emozionante? Sì, estremamente emozionante, guardi. Vederla decapitare è stata una scena più unica che rara. Quindi probabilmente ci faranno giocare un flashback, perché lei forse racconterà quello che le è successo, quindi potrebbe essere interessante scoprire cosa era accaduto. Non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi 2 mesi? Capitolo 7. Siamo per... Quindi, perché non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi 2 mesi? Siamo venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. Io non so chi si sarà occupato, ragazzi, dell'ottimizzazione per PC di questo gioco, ma ha fatto veramente un lavoro di merda. Ok, ecco qua, ragazzi. Flashback nei panni di Laura. Chissà cosa le è successo all'occhio. Cosa? Aveva catturata il tipo. Oddio. Ha recuperato il nostro amico. No, 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 state zitta. Non... no. Non attiriamo l'attenzione. Muoviti. Ma che è? Il nostro amico inquietante di inizio game. Signora, le cose si sono complicate. Sì, ce ne siamo accorti. Grazie, buon uomo. Ma che è successo? Non si può alzare, che è successo? Quindi in quello scantinato era stato morso da una di ste creature. Evidentemente. Signore. Che cosa ha fatto a Max? Silenzio. Lei non può... Silenzio! Questo è un interrogatorio. Io chiedo... E lei risponde. Ah, fa ancora la parte del poliziotto? Ok. Nome? Soreta. Baciami il culo. Non lo so. Proviamo con la strada della condiscendenza, ragazzi. Vediamo se più facilmente riusciamo a farci dire qualcosa. Laura Kearney. Con chi viaggiava? E in che rapporti eravate? Ma lo sai Max, con chi viaggiava? Brindley è il mio ragazzo. Dove eravate diretti? Ah, che scuori, il campo estivo, sa già queste cose. Che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona. Sinceramente mi sta facendo girare le palle, però continuiamo sulla strada del bene. Bene. Che vuole sapere? Oh. Beh... perché andavate ad Hackettsbury? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Mm-hmm. Che c'è? Sceriffo. Io mo non so che cosa vorrà dire questo per la giurisdizione americana, ragazzi. Quel distintivo non vale niente. Proviamo a dirgli così.
Quel distintivo da sceriffo non vale niente se non rispetta la legge. Come, prego? Non abbiamo fatto niente, ma ci ha rinchiuso qui. Come lo spiega? Lei non ha la più pallida idea del guaio di merda in cui si è cacciata. Esiste la merda e c'è la vera merda. Suppongo che siamo nella vera merda, vero? Non mi tratti così, la prego. No, ormai, ragazzi, basta stronzate! Perché non la smette di prendermi per il culo e mi dice che cazzo sta succedendo? E cosa cazzo ci ha aggrediti ieri sera e perché lei ci ha arrestato, maniaco del cazzo? Mi porti da Max! Max, è bello che è andato. Speriamo che non la picchi. Oddio. No, non facciamo niente di troppo stupido, ragazzi. Meglio evitare. Andiamo. Vediamo dove ci porta. Ehi! Ma... Ehi, tu! Stronzo! Si può sapere che cazzo succede? Max! So che mi senti! Ma scusa, non era esploso? Non era esploso lui? Fanculo! Stai bene? Max! Stai bene? Sì. Cioè... ancora un po' confuso, ma... più o meno illeso, credo. Il che è strano. Allora? Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione... ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io sono stranudo e c'è sangue. Stranudo. Roba ovunque. Allora si era trasformato. Ma che cazzo è successo? E che cavolo? Speravo che lo sapessi tu. In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma... niente che abbia un senso. Già, anch'io, come se... fossimo drogati. Secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale? Che cazzo crede di essere? Lo sceriffo di North Kill, a quanto pare. North Kill? Sì, Max. Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa? Hackett's Quarry a North Kill è il nome della città. Ah. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... Ma quindi possono tornare alla loro forma umana? Ste cose. Su, vestiti. Che cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno alla settimana della moda, questo è certo. Ehi! Ho detto che potete parlare? Scusi, agente. Scusi, staremo zitti. Davvero? Max. Ehi, che hai fatto alla mia vera ragazza? Cazzo! Questo è l'unico attore che mi piace, ragazzi. Il poliziotto non se l'aspetta. Forza. Fuori le mani. In che senso? Dai. Perché? Tocca a te. Vieni. No, puoi scordartelo. Parliamo qui. Su. Ehi. Ehi. Cammina. Lasciami, cazzo. Su. Muoviti. Bravo. Ehi. Datti una calmata. Calmati, Max. Forse Max, è meglio. Calmati o peggiorerai le cose. Allora. Cioè, perché a sto punto... Che diavolo l'hai fatto? Zitto!
quando si trasformano questi? Quando si arrabbiano? Quando hanno troppa fame? Quando? Ok. Pensa, allora pensa. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Dentro una cella? Che cosa? Non lo so, ragazzi, è tutto strano. È tutto strano perché questo ovviamente dovranno spiegare tutto. Mentre Northkill continua a sognare, la strega è nel bosco a singhiozzare. I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono e lo sceriffo non smette di strisciare. Lo sceriffo non smette di strisciare. Non ne esce un'immagine particolarmente lusinghiera lo sceriffo Hackett. Forse è la prima volta che detiene qualcuno illegalmente. Probabilmente no. Dopo la bella poesia. Questo cos'è? Oh, oh. Sembra diverso dagli altri mattoni. Prova a tirarlo. Impossibile. Mi servirebbe Prova a premerlo. Una leva. Una leva. Usa le unghie dei piedi, magari ti sono utili. Ma tu guarda un po'. Tu guarda un po' il caso. Potrebbe andare. Usa cacchio, ci fa un cucchiaio lì, però. Ah sì, dovrei farcela. Ah sì. Ho trovato il tesoro di One Piece. Cosa c'è lì? Prova a metterci la mano, vediamo un po' che succede. Beh... Beh, perché l'abbiamo aperto? Perché abbiamo tirato fuori il mattone? Cosa cazzo c'era? Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. Ma finiscila. Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Certo. Quando uscirete. Che vuol dire? Che cazzo vorrebbe dire? Ehi! Che cazzo vorrebbe dire, pezzo di stronzo? Non credo che aumentare gli insulti comunque migliori la situazione. Ehi, non puoi lasciarci chiusi qui dentro! Ehi! Torna qui! Tutto davvero splendido, si è anche bloccato. E questo è The Quarry, signori. Per chiunque avesse qualche dubbio sull'acquistarlo per PC... Cazzo! Porca pupazzina! Pupazzina. Com'è andata? Non mi dici niente, che t'ha chiesto? Com'è andata di là? Hai cantato come un canarino? C'era poco da cantare. Ma scommetto che hai molto da confessare. Può anche darsi, ma... Dubito gli interessi sapere che ho copiato da Mikey Washington in terza media. La spiritosaggine. Sul serio. Com'è andata? Mi ha fatto un sacco di domande. Alcune molto strane e specifiche su noi due. Dove stavamo andando e perché, come mi sentivo stamattina. E... Non lo so. Quello che dicevo sembrava sempre infastidirlo. Ti ha chiesto come ti sentivi? Sì. Perché a te no? No. Ah. Cafone. Belli anche i bug grafici. Non so se si possono chiamare bug. Ah, senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumoshu? È Hackett.
Sceriffo Hackett. Dici che è parente di Chris Hackett? Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett? Che demente. Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett's Quarry, ricordi? È imparentato? Cavolo. Potrebbe essere. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era una trappola? Forse c'è una rete di rapitori di Tutor? Sembra... Cosa? Ci hanno incastrati a che pro? Che se ne dovrebbero fare di voi, però vabbè. Cioè, non sembra un rapimento? Non direi tanto, perché comunque li ha presi e li ha rinchiusi. Quindi questo è già sequestro di persona, comunque, cari, quindi... direi che vado su ci hanno incastrati. Tipo una sorta di trappola, una truffa, non lo so. Chris Hackett e lo sceriffo Hackett, questo non può essere un caso. Ok. Devono essere parenti. E cosa proverebbe? Sapevano del nostro arrivo. Forse c'è... Quindi? Un giro di rapimenti, estorsioni, complotti. Mi sembra un po' azzardato. Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi... Tipo questi dialoghi infiniti. Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita. Regà, mi sta venendo sonno, eh. Non staremo qui per sempre. Questo non è possibile, Max. Non può tenerci per sempre qui dentro. A me sembrava convinto, sai? Devi riuscire a pensare positivo, non lasciarti andare. Perché no? Forse è meglio se ci rassegniamo. No, che cazzo! Pensa al resto dell'estate, Max. Al futuro. Cioè... Il mio sogno da quando avevo 5 anni è di diventare veterinaria e non lascerò che questo sacco di merda lo rovini. Discorsi motivazionali. Usciremo random. Di qui. Io sarò una veterinaria e tu... farai... Cosa? Cosa farò? Ho visto la lettera, Max. Di cosa parli? La lettera di rifiuto del college. L'ho trovata nella borsa. Hai frugato tra le mie cose? No, era lì. Non capisco perché non me l'hai detto. Mi vergognavo. Ma hai buoni voti e hai scritto un ottimo saggio. A quanto pare non è bastato. Cazzo! Avevamo già i nostri piani, Max, ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? Quanto la tirano per le lunghe, ragazzi, eh? Poi sempre ste scelte di dialogo, di dialogo, di dialogo. Scusami, scusa, sì, sono empatica. Scusami, Max, ho un brutto colpo. E direi che abbiamo problemi peggiori. Scusa. Avrei dovuto dirtelo. Sai che a me puoi dire tutto, vero? Sì. Sì, lo so. Tipo che c'hai una creatura immonda dentro di te. Ok, adesso pensiamo a come uscire da qui, per ora. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. Dopo aver incrociato... quella roba, quella cosa strada. Sì. In effetti, è da lì che le cose sono diventate strane. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Sì. È stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Vi viene adesso. Di certo è un tipo losco, ma credo sia un vero poliziotto.
Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma qui non c'è nessun altro. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo e invece non c'è nessuno e ci attacca a qualcosa. E appare il poliziotto. Al campo. Quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e un odore di pelo bagnato e il collare di un cane con scritto Ian. Ian? Ian. La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane, era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Mi stupisce che tu stia così bene. Esatto, è assurdo. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Cosa? Ehi, ok, domanda strana. Prima che ci perdessimo... Tu ti sei perso? Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto... Wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. E tu hai detto, sì, Max, succede tutti i mesi. Sì, quindi? Ok, allora... Sai... Luna piena? Sì. E che e ci se... arriva, dai che ci arriva. Ok, no, basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere... Un lupo mannaro? Un licantropo. Dimmi, mi stai... Che è successo? Che cazzo è successo? One eternity later. Avete visto tutti cosa è successo. Nel bel mezzo del dialogo la schermata è diventata nera, ma il gioco sembrerebbe essere ancora aperto. Questo è The Quarry, ragazzi, ennesima meravigliosa presentazione della fantastica ottimizzazione di questo gioco per la versione PC. Stai prendendo per il culo? Licantropi, sul serio? Ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Licantropi, sul serio? Ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok, hai adesso magari qualcosa di meglio? Zombie? Alieni? Dracula che viaggia nel tempo? Ora ho capito, volevano fare lo stacco incredibile. Mi stai prendendo. Lei che diceva mi stai prendendo per il culo. E Raya che diceva mi stai prendendo per il culo. Sì, però se nel mezzo c'è sta una pausa dei 3 minuti, la cosa non funziona poi tanto, eh. Ryan, vuoi le risposte o vuoi che ti ficchi un pugno in bocca? Ah, si è pure impallato. A few moments later. Si è impallato. Ah, ok, si è ripreso, perfetto. Quindi, Ryan, vuoi le risposte o vuoi un pugno in bocca? Riprendiamo. Ryan, giusto? Sì. Chiedi risposte, sì. Ti do le risposte. Ma interrompimi ancora e la smetto. Quest'altro come continua vuoi. A ridere come un coglione. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan, sto solo cercando di evitare preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da falò. Deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corpo. Me l'hai detto tu. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. Se lo dice la filastrocca, siamo a posto. Quindi da un lato abbiamo fatto bene, E non ho ancora raccontato tutto. Bene. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Ok. Benissimo, altro intermezzo di 5 minuti di schermata nera nel frattempo che il gioco riprenda ad ingranare. Le settimane erano infinite. Il poliziotto ci dava da mangiare e potevamo lavarci, ma oltre a questo non lo vedevamo quasi mai. Max e io abbiamo parlato molto.
soprattutto di quello che è successo quella notte. Ci scambiavamo le teorie più assurde. Parlavamo del poliziotto, del campo, dell'incidente, del bosco, della creatura in cantina. Cos'era successo a Max? Continuavamo a parlare e parlare ancora e ancora, ma niente aveva alcun senso. Sapevamo solo che dovevamo fuggire. Non ce la faccio più. Ok ragazzi, allora io suppongo che da questo momento mi abbia salvato la partita. Io vi giuro che ragazzi non ho le palle piene dei difetti tecnici di questo gioco, perché mi sembra assurdo che ci siano questi problemi. Cioè mi sembra veramente assurdo. Per il resto finalmente almeno cominciamo a sapere qualcosa, a scoprire qualcosa. Vediamo che fine hanno fatto questi, le creature di cui stiamo parlando, eccetera eccetera. Però sinceramente a me stasera raga mi sta a venire sonno, penso di aver detto tutto. Come al solito lasciate ragazzi i vostri pareri qua sotto in commento. Ci vediamo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Che ho potuto a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.